a te a tutti i ciurmi e benvenuti a Giochirino in questo nuovissimo episodio su Finding Paradise. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 20 like per questa storia che di sicuro sarà bellissima. La volta scorsa avevamo cambiato l'aspetto dei nostri cari dottori, avevo trovato una cosa veramente carinissima e finalmente ragazzi siamo entrati nella testa tra virgolette del nostro caro Colin. Per cui io direi di non perdere tempo e di vedere che cosa possiamo fare qui adesso. Non è educato fissare. Su, e dire che prima non le piacevamo neanche. Comunque ragazzi io direi un attimo di ficcanasare qua in giro, vedere che cosa riusciamo a trovare. Un vecchio pianoforte digitale, qua che cosa abbiamo? Un violoncello impolverato con molti graffi sul legno. Ok, quindi il violoncello c'è ancora. E volevo dirvi una cosa ragazzi, che quel libro che avevamo trovato assieme al nostro caro dottor Neil è effettivamente il libro che usava Colin in A Bird Story. Io questa cosa ci ho pensato dopo che ho finito di registrare e mi sono sentita un po' stupida effettivamente. Però va bene dai, allora direi che è il caso. Ah, possiamo uscire qua in balcone. Interessante. E lui ragazzi è Colin. Colin. Oh, ma che... Questa non è una coppia stabile. Troviamone una con cui possiamo parlare. Ok, abbiamo ricevuto una nota della coppia instabile. Effettivamente non abbiamo potuto parlare con lui e questa cosa alla nostra cara Rosalina è sembrata un pochettino strana. Allora qua non possiamo interagire con niente, per cui non ci rimane che uscire ragazzi e vedere dove possiamo trovare una coppia che sia stabile del nostro caro Colin. Proviamo qua al piano di sopra dove avevamo trovato il libro insieme a suo figlio. Magari è qua dentro. Colin. Ah, però guardiamo qua. Qui è ancora pieno, deve averlo svuotato molto recentemente. Questo scaffale, ora non c'è più niente se non uno strano libro. Che non è qui. Anche questo è strano, ragazzi, eh? Un antico specchio coperto di polvere e non possiamo interagire con nient'altro, per cui il nostro caro Colin non è nemmeno qui. Allora non ci resta che andarlo a cercare fuori dalla casa, perché non mi sembra di averlo visto qua tipo in cucina o una roba del genere, a meno che non sia dentro quella porta. Ma vabbè, no, qua non possiamo entrare, per cui ragazzi sì, non ci resta che uscire. Vedere se lo troviamo qua fuori. Ah, qua c'è un corridoio. E c'è il corridoio, ovviamente, sì. Sono piuttosto certa che il corridoio non fosse così. Infatti, non ero certa anch'io. Questo tipo è così vecchio che non si ricorda nemmeno casa sua. L'attrezzatura non dovrebbe correggere in automatico queste incongruenze spaziali. Beh... Oh, ehi, guarda! Che c'è? È lui... Cioè, la porta era qua diretta, o sbaglio, ragazzi? Qualcosa non quadra. Obiettivo avvistato. Andiamo. Oh, ma eri carina. Meh, così mi piace di più. Bleh, d'accordo. Allora a che è servito cambiarli? Grazie. Attivazione, interazione, entità. Coraggio, andiamo a parlare con lui ragazzi. Speriamo, dovrebbe essere una coppia stabile. Vediamo che cosa succede adesso. Colin? Sono la dottoressa Eva Rosalyn. Sono un'esploratrice scelta dalla funzione mnemonica alla Sigmund Corp. E il mio collega qui è il dottor Hutton. Dottor Man Hutton, manato. Vabbè, perché? Lei è il dottor Neil Watts. Come faceva a saperlo? La sua targhetta. Non è quello che sembra, oppure sì? Sì, Colin, la sua procedura è iniziata. Ottimo, non era solo la mia impressione allora. Sentivo che c'era qualcosa di sbagliato in questo posto. È come se fossi contemporaneamente qui e altrove. O questo non è il posto dove credo di essere, o la mia testa sta crollando più velocemente di quel che credessi. In realtà sono entrambe le cose. Mi sta bene. Mia moglie e mio figlio, come l'hanno presa? Sono
lì, giusto? Sì, ma non stanno facendo i salti di gioia, questo è sicuro. Anche se, date le circostanze, mi preoccuperei se li facessero. Senta, non ci rimane molto tempo ed è meglio se incominciamo. Lei è l'istanza più recente di Colin che siamo in grado di caricare. È l'unica versione relativamente affidabile con la quale possiamo interagire per avere informazioni. Quindi, spero vorrà darci una mano a completare la missione. Certamente, perché non dovrei? Ottimo, salverò il suo stato attuale per non dover ripetere questa conversazione. Fai un salvataggio sul suo stato. Subito, Vostra Altezza. Ora, per poterla aiutare a rivivere la sua vita qui e realizzare il suo desiderio, innanzitutto torneremo indietro nei suoi ricordi per collegare la sua linea temporale. A quel punto potremo trasferire il suo desiderio indietro al se stesso più giovane ed eseguire l'algoritmo che le permetterà di vivere la sua vita da capo, realizzando il suo desiderio. A ogni modo, Colin, abbiamo bisogno del suo aiuto. Per saltare da una memoria all'altra ci servono dei ricordi. Sono oggetti importanti per lei che collegano una memoria con un'altra. Non ne ha uno per aiutarci con il salto? Ehi, rallenta, ancora non sappiamo nemmeno quale sia il suo desiderio. Effettivamente. Comunque, cosa vuole, Colin? Adesso lo scopriamo, ragazzi, sono così ansiosa. In realtà, credo di poter rispondere a entrambe le domande con questo. E il suo contratto con la Sigmund. Il testo è piuttosto sfocato qui, ma è un ricordo. Perfetto, andiamo! In che senso rispondo a entrambe le domande col contratto con la Sigmund? Che vorrà dire, ragazzi? Non lo so. Ok. Essendo un ricordo recente, la barriera si è infranta da sola. Con il prossimo non sarà così facile. Bene. Prima dobbiamo caricarlo. Ok. Prepariamo il ricordo, ragazzi. Ci sarà adesso, sì, di nuovo. Oh mio Dio, cos'è che devo fare? Madonna, che significa sta roba, raga? Le cose... Ah, le devo allineare. Ok. Così? D'accordo, perfetto. Andiamo, ragazzi. Attiviamo il ricordo. Grazie. Potremmo tornare a chiederle aiuto. Sono un po' in ansia, ragazzi, perché non è ancora chiaro che cosa vuole effettivamente Colly. Eccolo qua. Eccoci. Sì, è proprio poco addietro, insomma. Aspetta un attimo, questo posto è la Sigmund, suppongo, no? No, aspetta, forse no. Perché c'è sta musica. È la dependance della Sigmund, ok. Ah, dove fanno abbuffare e ubriacare i poveretti e poi li fanno firmare per il servizio. È proprio da parecchio che non ci passo. Sembra anche un po' diversa dall'ultima volta che ci sono stata. Diamo un'occhiata. Perfetto. Allora, esplora e interagisci per trovare le sfere di memoria. Ok, ne dobbiamo trovare tre a quanto pare. E vediamo un pochettino che succede, ragazzi. Ah, ok, richiede una sfera per procedere. Dove possiamo riuscire a trovare una delle sfere per poter entrare, insomma. Andiamo un attimo di qua. Magari c'è qualcosa qua. Ok, qua possiamo parlare. Ah, è lui. Cosa sta facendo fuori al freddo, signor Reeds? Tra poco tocca a lei. Prego, da questa parte. Perfetto, ne abbiamo trovata una, ragazzi, per cui adesso potremo entrare. Quindi direi di seguirli e poi di entrare anche noi, ovviamente, nella porta. Eccoci qua. Questo non possiamo interagire, ok, con queste ombre qua. Per cui, ok, dobbiamo continuare a seguirle in pratica. Siamo pronti?
Perché non si siedesse a gustare il buon tè innanzitutto? Deve aver fatto un lungo viaggio per arrivare qui. Devo tornare a casa al più presto. Vorrei solo delle informazioni sul vostro servizio. Molto bene, le manderemo qualcuno a breve. Va bene, allora, con questo... Ok, che cosa significa? Ah, ok, cioè dobbiamo attivare sto ricordo, però ovviamente se non abbiamo le altre sfere... Non mi sembra che questo cammino fosse fatto così. Addio, sta trovando tante incongruenze, eh? Vabbè, entriamo qua. E eccolo qua. La foto è stata scattata dal palco. Esaltante, eh? Non sono in molti a sperimentare cosa voglia dire essere famosi. Riceviamo un sacco di richieste così, perciò, se sta bene a lei, lo consideri fatto. Se è un altro che vuole diventare famoso, vado a schiacciare un pisolino. Non sarebbe così male, risolveremmo tutto in fretta e torneremo subito a casa. Sarebbe troppo banale per essere semplicemente così, o no, ragazzi? Per cui saliamo e andiamo a sentire questa conversazione. Vede, il nostro servizio è piuttosto semplice. Lei ci dice il suo desiderio e noi facciamo sì che accada. Fama, ricchezza, traguardi mai raggiunti, desideri segreti, a lei la scelta. Siamo il suo genio della lampada, Colin. Cosa desidera? Ok, forse è il momento di saperlo. Quindi, se ho capito bene, mi sta dicendo che non posso chiedere più desideri. Sa, ho fatto e visto molto nella mia vita. Sono stato dove non avrei mai pensato di andare, visto quello che non avrei mai pensato di vedere. Ma in un batter d'occhio, improvvisamente, non c'è più tempo. E mi ritrovo qui, come tutti gli altri. Varco queste porte e mi rendo conto che dentro di me c'è ancora una sensazione di vuoto. Non voglio essere ingrato della vita che ho avuto, ma vorrei solo sentire che ho fatto abbastanza in questo mondo prima di andarmene, capisce? Vorrei poter dire di aver avuto una vita felice e con pochi rimpianti. Chi non lo vorrebbe, ragazzi? Eppure, dopo tutti questi anni, non ci riesco. È per questo che siamo qui, Colin. Ci dica cosa fare e noi lo faremo. Ci parli dei suoi rimpianti. A cosa vuole che rimediamo? Rimpianti. Non saprei che rimpianti dirvi, ma posso dirvi cosa voglio. Voglio che mi facciate vivere la vita soddisfacente che volevo. Ma voglio che lo facciate senza cambiare nulla di quello che ho passato. Lei vuole che non cambiamo nulla? Colin, cambiare le cose è il nostro lavoro. Cambiamo le cose e le rendiamo migliori. È per questo che è venuto da noi, per permetterci di migliorare le cose, per risolvere i suoi problemi. Tutto quello che voleva ma non ha avuto in questa vita, noi gli diamo la possibilità di ottenerlo. Ma se vuole ottenere qualcosa, deve rinunciare a qualcos'altro. Quindi le domando di nuovo. Qual è il suo ultimo desiderio? Benissimo. Voglio che mi diate una vita soddisfacente, cambiando però il minimo indispensabile. E se dovete proprio cambiare qualcosa, per favore, mantenete intatti i ricordi della vita con la mia famiglia. Perciò intende rimuovere la clausola di specificità dal contratto. Con una cosa del genere spero sappia che non c'è garanzia di successo. Ne sono consapevole. È deciso allora, se ne occuperanno i migliori sulla piazza. La ringrazio, non chiedo altro. Ok, abbiamo ricevuto la nota del desiderio di Colin. Provare a non cambiare nulla. E noi abbiamo potere assoluto sul suo destino. Che razza di ultimo desiderio è? Non so neanche da dove iniziare.
Abbiamo visto di peggio, eh. La cosa più importante è che il capo abbia detto i migliori sulla piazza. Noi siamo i migliori sulla piazza, Eva. Yeah! Veramente. Lascia perdere. Ok, a posto. Andiamo a prendere il ricordo. Io non ho tanto capito cosa voglia effettivamente Colin. Cioè, sì, ha avuto dei rimpianti, però... Cioè, chiedere di rivivere la vita in maniera uguale, allora... Che cambia? Non so. Che spreco, tanto bella e relegata in un angolo. Ok. Allora, dobbiamo trovare un ultimo ricordo, ragazzi, ancora, eh? Un'ultima sfera. Oh, solo un'ultima cosa. Non lo dica alla mia famiglia. Non voglio che pensino che non sia felice di come stanno le cose. Che strano, ragazzi, è tutto troppo strano. Io non... Vi ripeto che non ho capito appieno che cosa significa tutto questo. Il mondo è così grande, non crede? Troppo grande per essere esplorato in un'unica vita. Mi dica, non sarebbe bello visitare quei posti dove sarebbe sempre voluto andare? Ci sono già stato, molto tempo fa. Oh. Ok, così abbiamo trovato l'ultima sfera, ragazzi, e possiamo usarla, ovviamente. Se sono piuttosto stupita. Perché? Beh, una volta urlavi sempre stupidaggini da ragazzino quando sparavi alle barriere. Ma di recente non ho sentito nessun Hadouken o Kamehameha o che altro. È piuttosto piacevole e professionale. Oh, va bene. Ecco qua, ragazzi, ce l'abbiamo. Prepariamo anche questo secondo ricordo. Così possiamo allineare tutte le sfere. Allora, così a posto. Dopodiché... Ok, evidentemente dobbiamo allineare soltanto... Ah, già fatto, a posto. Questo è il suo cappello. Ci siamo, ragazzi, andiamo. Certo. Vediamo cosa succederà adesso. Io sono molto curiosa. Ah, ok, qua già è un po' più giovane. Ah, no, questo è il figlio. Ok, l'avevo fatto passare per lui. Meglio che vada adesso, ma prima di dimenticarmene. Questo cappello è per te, papà. Oh, è un regalo del figlio. Visti i tuoi ultimi mal di testa, dovresti fare più attenzione all'aria. Sono secoli che glielo ripeto, non mi dà mai ascolto. D'accordo, lo metterò purché questo attacco incrociato finisca. No. Ehi, è passato un po' da quando tu e Pam vi siete lasciati. Ascolta, stavo parlando con un mio vecchio collega l'altro giorno. Sai, ha una figlia chiamata Jenny, è libera e... Senti, grazie, ma al momento credo sia meglio concentrarmi sulla mia carriera. Quindi, voi due ritornerete a dar da mangiare alle papere o cosa? Non avremmo bisogno di farlo se ci visitassi più spesso, piccolo disgraziato. Ah, ma quel cappello è 100% cotone. Beh, d'accordo, stai fuori dai guai. Vai piano, tesoro. Noi rimarremo qui a fare i padroni supremi delle papere. Ciao, ma sono fiero di voi. Non per le papere, ma per... Sapete a cosa mi riferisco? Non state fuori troppo a lungo in questo periodo dell'anno. Quel ragazzo ci deve un nipote. E poi cos'ha Jenny che non va? Probabilmente niente, ma sai anche tu come funziona. Quando eri giovane anche i tuoi genitori cercavano di spingerti verso qualche ragazza. Certo, era forzato e imbarazzante. Anche per me toglieva tutta la chimica. Cosa stai facendo? Gli mando il contatto di Jenny per farli conoscere. Non farlo! Ora sta guidando, aspetta che arrivi a casa. Buona idea.
Assicurati di aggiungere un paio di foto. Quelle carine con la luce laterale. Non ho parole. Ok, rimpianto. Ah, quindi di non aver avuto nessun nipote. Ok ragazzi, già so che sto gioco mi farà stare male. Adesso mi avete visto un attimo, ragazzi, mi sono commossa perché ovviamente ho un attimo rivissuto i momenti in cui magari di solito vado a trovare la mia famiglia, vado a trovare mia mamma, e il momento di salutarsi a me fa sempre stare male, quindi questa situazione mi ha fatto un attimino rivivere tutto questo. Vabbè ragazzi, allora, abbiamo scoperto qual è il desiderio di Colin, anche se a me effettivamente non è che mi è rimasto così chiaro. Mi è rimasto chiaro il fatto che appunto a lui dispiaccia di andarsene con dei rimpianti. Credo che questa cosa dispiaccia comunque a tutti nella propria vita, e quindi lui non vuole andar via con questi rimpianti. Allora questo sì, è chiarissimo. Ha un rimpianto per esempio di non aver avuto un nipote, quindi dovrebbero fare in modo che il figlio abbia un nipote, cioè abbia un figlio. Quindi sì, più o meno dai, è chiara la cosa. Già comunque mi sta prendendo tanto, ragazzi, perché come ho vissuto tante emozioni su To The Moon, sono sicurissima che ne vivrò altrettante su Finding Paradise, e quindi mi devo un attimo preparare psicologicamente a quello che verrà dopo, perché di sicuro sarà molto molto emotivo. Per cui vabbè dai, questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione, e a te a tutti, ciurma da giocherina, ciao. Vi ricordo ragazzi che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni e il sito digital24.it dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.